certo amore. Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori che si è svolta dal 28 settembre al 1 ottobre. Un appuntamento ormai consolidato che attira tantissimo pubblico. Il Pincio è stato il palcoscenico dell'iniziativa, coloratissimo e profumato di fresche fragranze. Tanti fiori caratteristici e una cultura sempre più green e attenta alla sostenibilità e alla qualità. Più di 20 gli espositori pronti a offrire un bellissimo colpo d'occhio e creare un'atmosfera unica. Sì, sono diciamo un mix di erbacee perenni molto resistenti che proponiamo in alternativa al solito ciclamino, alla solita violetta. Quindi qui diciamo che giochiamo un po' sul colore delle foglie, che sono molto variopinte e quindi danno sempre questo effetto decorativo molto bello. Non mi dir di no. Per tutti i giorni della mostra a mercato sono stati organizzati nell'area dei Giardini Roma dei giochi da tavolo in legno per grandi e piccini, così da avere un momento anche di socialità. Mentre domenica 1 ottobre si è svolto lo spettacolo Magicamente a cura del gruppo storico La Pandolfaccia. Abbiamo portato qui a Fano Fiorisce tutti i giochi per i bambini in legno, quindi il cercare di recuperare la collaborazione, di recuperare la relazione attraverso non un videogioco, uno schermo, ma semplicemente attraverso dei piccoli pezzi di legno che diventano poi un gioco, diventano un simbolo di una cultura che non è tanto passata ma che ci può insegnare tanto e può tramandare tanto. Quindi in questi giorni abbiamo visto tanti ragazzi giocare, tante persone piccole e grandi ma anche persone adulte divertirsi, interagire all'interno di questi giochi, e per noi è una soddisfazione per tutto quello che abbiamo pensato e soprattutto perché comunque all'interno di Fano Fiorisce la città ha gradito. Fano Fiorisce è anche musica, così è stata rinnovata la sinergia con l'Orchestra Sinfonica Rossini. L'Orchestra Sinfonica Rossini si è occupata di organizzare la parte musicale di questa bellissima iniziativa Fano Fiorisce. Concerti con i professori della nostra orchestra, le prime parti, qui dietro vedete e sentite il quintetto d'Ottoni, quindi la musica al servizio di questa bellissima iniziativa ormai tradizionale per Fano.